Ricordiamo anche che seguiremo le vicende di Napoli-Inter perché è tuttora in corso, la partita è 0-0, quindi oltre alle vicende del nostro calcio, quello che ci riguarda in prima persona per le realtà del nostro territorio, daremo anche gli aggiornamenti sulla gara di Coppa Italia. Quarti di finale, ricordiamo i nostri amici a casa. Intanto in semifinale ci è già andato l'Alessandria, un record storico per questa Eguagliando compagine. quanto aveva fatto anche il Bari qualche anno addietro. Anche perché si tratta di un team di Lega Pro. Gli ospiti, Aldo. Sì, è venuto a trovarci il collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Vito Prigigallo. Grazie e buonasera a tutti. Così come è anche ritornato a trovarci con grande piacere il direttore generale della Fidelissandria, Aldo Roselli. Buonasera a tutti, grazie. Speriamo di replicarci dopo l'ultima volta, direttore. Ricordo che fu una bella puntata quella in sua compagnia. Un altro ritorno, Savio Casardi, osservatore del Sassuolo, giusto? Sì, perfetto. Grazie e buonasera. Giuseppe Sguerra, attaccante del Barletta, ben trovato. Buonasera, Francesco. E poi Carlo Ronzulli, tecnico della Victrix Trinitapoli. Con lui, come detto, apriremo questa parentesi bella su questa piacevole realtà del campionato di seconda categoria. Non vi diciamo Grazie, buonasera. in che posizione di classifica lo scopriremo nel corso di questo appuntamento. Sicuramente di testa, perché altrimenti non sarebbe qui. Noi abbiamo soltanto prime scelte come Esatto. ospiti. Aldo, ha anticipato come al solito, le tematiche del nostro È una programma. realtà che seguo sulla Gazzetta, ecco perché la pagina dello Almeno. sport rientra nel mio operato quotidiano al giornale, di conseguenza so le vicende della squadra. La scorsa settimana abbiamo aperto con la notizia di De Vena ad Andria. Si è materializzata la cosa, quindi ben venga, perché significa che la Victrix vincerà il campionato e noi ce lo auguriamo Mi perché è una sono bella realtà. conquistato la credibilità sul campo, Benissimo, quindi. indirettissima. Allora, se abbiamo pronto il servizio riepilogativo dell'ultimo turno del girone C di Lega Pro, ce lo andiamo a guardare in modo tale che tornati in studio possiamo cominciare a commentare questo campionato. Il servizio. Nella 18ª giornata del campionato di Lega Pro Girone C, la casertana, capolista, ha pareggiato 2-2 contro il Catanzaro. Ad approfittare di questo risultato è solo il Benevento, che ottiene una vittoria netta sul Messina per 5-0. Ancora un pareggio, invece, per il Foggia ed il Lecce. I Satanelli, in svantaggio di due reti nel primo tempo contro la Paganese, riescono ad acciuffare il pari nella ripresa. I Salentini, invece, conquistano un punto nel derby in quel di Andria. I Federiciani, nonostante il valore dei due organici sia sulla carta differente, sono riusciti a creare difficoltà agli avversari, colpendo anche una traversa. Successo per il Matera, che supera 4-1 l'Acagras di mister Nicola Legrottaglie. Nel dopogara, l'ex difensore della Juventus si è dimesso dall'incarico, lasciando il posto vacante. Ora la società è alla ricerca di un profilo esperto. Tra i tanti nomi spicca anche quello dell'ex Barletta Nevio Orlandi. Segno X, infine, anche nelle gare tra la Juve Stabia ed il Melfi, il Catania ed il Monopoli e nel match salvezza tra la Lupa Castelli e l'Ischia. Gara rinviata a causa della neve scesa sul Tursi, invece, tra il Martina ed il Cosenza. Mamma mia che neve a Martina Franca, davvero immagini eloquenti. Diciamo subito che ci dividiamo tra la Coppa Italia e lo studio. Abbiamo un parterre che si suddivide, metà tifosi del Napoli, metà tifosi dell'Inter. Vito, so che tu sei simpatizzante del Napoli. No, ma Scherzi a parte, veniamo subito alla mi Lega piace Pro. Higuaín, insomma, diciamo così. A chi non Me piace? merita, Stasera merita, merita. non gioca, però. Stasera si non riposa, gioca. Si riposa stasera. Non mi Si conferma un buon osservatore, Savio Casardi. Allora, Lega Pro, Aldo. Bene, direttore, un pareggio 0-0, il secondo consecutivo in casa, però con un peso specifico totalmente differente rispetto a quello conseguito con il Catania. Lo 0-0 con il Lecce, grida vendetta perché l'Andria sul campo avrebbe meritato di più. Condivido appieno il tuo pensiero, Aldo. Col Catania, dicevo, diciamo agli amici,
Io sono andato via, cioè finita la partita, e secondo me il pareggio era il risultato sacrosanto per quello che si è visto in campo tra le due squadre. Tra l'altro il Catania è una squadra ben messa in campo, ben attrezzata, insomma. Mentre con Lecce io sono tornato via dallo stadio con l'amaro in bocca, perché in particolare nel secondo tempo io ho visto solo una squadra in campo, non me ne vogliano gli amici leccesi, però di fatti, non stiamo effettivamente criticando il Lecce. Tranne una situazione verso la fine della partita da parte del Lecce, per il resto il pallino del gioco è stato in mano alla Fidelis. E siamo stati per l'ennesima volta sfortunati. Mi diceva l'allenatore dei portieri Bruno che è stato il nono palo, tra palo e traverso, il nono colpito. Io penso che se almeno il 50% fosse entrato in porta, probabilmente 3-4 punti in più l'Andria. Anche di più, forse. Anche di più. Perché io, appunto, sul pezzo che uscirà domani sul giornale, analizzavo questa situazione. Pali e traverse tutte decisive, tutte perché decisive. Non si tratta di pali e traverse frutte del caso, tutte decisive. Ma come risultato di partite dominate dalla Fidelis, e che con quei pali e con quelle traverse in meno si sarebbero trasformate in successi, assolutamente, e quindi calcolavo anche 7-8 punti in meno. Però è ovvio che pali e traverse fanno parte del gioco del calcio. Bisogna stare. Beh, io spero che, insomma, prima o poi la ruota giri anche per noi, che la dea bendata, insomma, ci sia amica, magari a partire da lunedì sera, dove abbiamo, insomma, una partita piuttosto dura. Però niente da dire, la squadra ha giocato bene su un terreno infame, e per cui niente, andiamo avanti. L'apporto degli ultimi arrivati incomincia ad intravedersi. Certo, non si può pretendere subito che questi possano entrare e decidere le partite, però De Vena e Bollino incominciano a dare quel di più lì in avanti, forse dove la squadra ha peccato di più in questa prima parte di campionato. Diciamo che l'abbiamo detto, l'ha detto anche in particolare il direttore sportivo, perché è il suo mestiere, Piero D'Oronzo, che avremmo fatto degli interventi nel reparto dove si è evidenziata la necessità proprio del medesimo intervento, ed era il reparto avanzato. E abbiamo preso De Vena, insomma, che ha la sua bella esperienza, Bollino, insomma, che ha anche la sua, ha anche un bel curriculum. Ovviamente si è visto pochissimo, perché 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti non sono assolutamente sufficienti per dire, per giudicare qualcosa, per cui adesso ci sentiamo sicuramente più completi. Chiudo il discorso sulla Lega Pro, almeno per il momento, con il direttore generale. La difesa si conferma il punto di forza di questa squadra e della categoria, perché certo, ora i numeri dicono e ricomprovano, insomma, che la Fidelis ha il miglior pacchetto arretrato del girone. Credo che abbia il miglior pacchetto arretrato di tutti i campionati professionistici, non so se sto dicendo una cosa esatta, ma credo almeno che dalla Lega Pro è sicuro. Dalla Lega Pro è sicuro, ma credo che sia così. No, la difesa, insomma, oramai ha dato prova di assoluta garanzia. Anzi, mi piace sottolineare, perché al suo esordio Aia è stato pesantemente beccato, no? A Pagani, ero lì, ricordo, sì, benissimo quei due rigori. Devo dire che Aia poi ha dimostrato per intero il suo valore, quindi adesso il reparto arretrato è sincronizzato, i movimenti sono perfetti, speriamo che, insomma, che continuino così, insomma, noi ce l'auguriamo. Parlava di terreni infami il direttore Roselli, a Locorotondo, e tiro subito in ballo Peppe Sguera. Com'era il terreno oltre ad essere innevato? Abbiamo trovato un terreno ostico, perché comunque tra una situazione erbosa un po' instabile e le situazioni climatiche, non abbiamo vissuto dei 90 minuti che sono non abbiamo vissuto 90 minuti tranquilli. In più metti il fatto che col freddo si era formata una patina di ghiaccio sull'erba, è stato un po' difficile giocare, ma alla fine sia per noi che per loro. Si poteva sciare bene. Savio Casardi, un giudizio sul derby tra Andria e Lecce, sicuramente di Sabina che insomma sì, ricalca un po' quello che è stato detto. Esattamente, sì, ricalca la sicuramente partita. Sicuramente il Lecce non è una squadra che devo scoprire io, dalle potenzialità enormi, insomma, è arrivato Caturano che ha fatto gol la settimana scorsa, addirittura era in panchina, quindi
Questo fa presagire, insomma, le difficoltà che poteva incontrare l'Andria all'inizio affrontando un'altra corazzata come il Lecce. Invece la corazzata si è dimostrata la Fidelis Andria, giustamente. Anzi, aggiungo a quello che diceva giustamente il direttore, che la metà dei pali li ha colpito Cianci, che è un 96. E se fossero diventate reti, ora magari il direttore sarebbe più contento, parleremo di mercato anche di questo giovane interessante. Ciò non toglie che Cianci si sta dimostrando sicuramente uno dei giovani più importanti della Lega Pro, assieme a tanti altri presenti non solo nell'Andria ma anche in altre società. Sicuramente l'Andria fa la sua buona parte in questo. Sicuramente, insomma, questo va dato merito al presidente, a chi lo accompagna. Alla, insomma, politica aziendale, perché è responsabile del settore giovanile. A tutti. Sperduti, Fabio Sperduti. Ma tutto, l'Andria ha creato in breve tempo, direi, insomma, ha creato una squadra importante, parliamo della prima squadra, ed effettivamente, insomma, anche a livello di settore giovanile sta crescendo, quindi, insomma, bisogna dare solo il tempo di lavorare a questo gruppo di persone veramente eccezionali, e sicuramente, insomma, l'Andria si toglierà delle soddisfazioni nel proseguo degli anni. Bene, andiamo a vedere come sono andate le cose nel campionato di Serie D. Naturalmente ci riferiamo al girone H, poi nuovamente in studio. Nessun vincitore, nessun vinto. Il terzo turno del girone di ritorno offriva la sfida al vertice tra Nardò e Virtus Francavilla, terminata a reti bianche dopo 90 minuti caratterizzati da una grande intensità agonistica. Ne conferma la gara terminata sì in parità numerica ma in 9 contro 9. Pareggio che fa bene alla Virtus, che esce indenne da un San Giovanni Paolo II ancora inviolato, rosicchiando un altro punticino al Fondi, che cade clamorosamente a Genazzano contro il Serpentara. La sconfitta contro gli uomini di Foglia Manzillo costa il secondo posto ai fondani, che partono molto bene ma alla fine devono arrendersi all'ex Nardò Strumbo, che chiude la gara sul 3-2. Fondi che torna al terzo posto in virtù della prima vittoria del 2016 del Francavilla in Sinni. Basta la rete di Gasperini ai sinnici, che a 3 minuti dalla fine trovano la zampata vincente che serve a rilanciare il team di Lazic, a spegnere definitivamente ogni velleità di primato per il Pomigliano. Ora a ben 11 lunghezze dalla Virtus, che domenica attenderà il Taranto in quella che potrebbe essere l'ultima chiamata per tornare in gioco per la vetta. Gli ionici rispettano il pronostico battendo un Bisceglie ammirabile ed imbottito di under, ben 8 con l'esordio di Lubrano dal primo minuto. Alla fine l'esperienza della squadra di Campilongo fa la differenza e prima con Cascone e poi con Cercià chiudono la gara con il più classico dei risultati. Resta il talismano della Turris, il Liguori. Corallini che battono 3-1 un Gallipoli per lunghi tratti migliore dei campani ed avanti con il secondo gol di Alassani. Poi sprecano la palla del 2-0 e nella ripresa si annullano dopo il pari di Sperandeo, precipitando sempre più in penultima posizione dopo i gol di Manzo e Manzi, che sanciscono la 13ª sconfitta per i giallorossi. Peggio ha solo fatto la ZP Picerno, che ottiene la 3ª vittoria stagionale e torna a sperare nell'impresa aggiudicandosi il derby lucano contro il Potenza per la 2ª volta in stagione. Al Viviani decidono Catalano e Pisani man of the match di un Picerno che d'ora in poi ha solo un risultato su 3 se vuole provare a raggiungere una salvezza più simile ad un miraggio, visti gli 8 punti che dividono i ragazzi di Arleo dall'Aprilia. La vittoria dei laziali sul Torre Cuso, che spezza il momento positivo degli uomini di Farina, non alimenta le speranze di Gallipoli ed AZ Picerno, ma mette in allerta Potenza e Manfredonia, con questi ultimi che perdono lo scontro salvezza a Marcianise, confermando i soliti problemi di discontinuità. Problema condiviso anche dal San Severo, che diventa grande con le grandi ma irriconoscibile con le piccole, anche se questa volta i giallo-granata fanno la voce grossa con un evacuo in formato assistman di Cipolletta e De Luca, le reti che permettono ai Daumi di vincere 2-1 contro l'Isola Liri e staccare la zona playout a 4 punti. Allora, rientriamo in studio, chiamo in causa Vito Prigigallo. Virtus Francavilla che impatta a Nardò, insegue il Francavilla Insinni, Taranto che dopo una settimana tribolata vince una in casa contro... Esatto. Tutte peccato che si è dovuto riprendere proprio questa settimana contro il Bisceglie. Però, esattamente, ha concluso il periodo Aldo. Vito, analizziamo questo campionato magari rivedendo i risultati dell'ultima giornata e la classifica che ne consegue.
Fatemi dire che i meriti sono sempre del direttore generale, se le cose vanno bene in un qualsiasi al squadra, e che mi auguro, vi invito a non venire più nelle mie giurisdizioni per cortesia, perché parlare di Andria, io che ho sempre parlato di, con tutto il rispetto di Capurso e di Trinitapoli, non, francamente non mi va, a parte gli scherzi, è stata una bella parentesi, perché appunto occuparsi di Andria in eccellenza in Serie D è stato in qualche modo anche una crescita personale. E vorrei sottolineare il fatto che Virtus, Francavilla e Nardò sono due squadre che provengono dall'eccellenza, e che quindi vuol dire che questo campionato, che qualcuno chiama Premier League di Puglia, questo campionato sforna panettoni di alta professionalità, di alta artigianalità, e direi che la Virtus Francavilla di Magri ha davvero tutti i numeri per fare corsa verso la Lega Pro, perché fra le altre cose leggevo ora la formazione, una squadra che si può permettere, Calabro si può permettere di tenere Biason, Masini, Gallù, lo stesso Mignogna in panchina a disposizione per vari motivi, non stiamo qui a dire, vuol dire che ha una rosa, un organico talmente importante che può fare, è molto difficile perché ora qualche squadra si attrezza ancora di più, esatto. Ci sono le sorprese dietro l'angolo, si parlava di Fondi, della sconfitta del Fondi con il Bellegra o Levano, con il Serpentara. Sì, con il Serpentara, per cui è sempre insidioso. Quella con Nardò è stata una bella sfida, e fra l'altro si sono incontrate tre volte, perché sono incontrate anche in Coppa, e insomma se le danno, Ragno e Calabro se le danno di santa ragione, sono due gran belle squadre, due belle realtà e due società solide, perché Maurizio Fanulli e Antonio Magri ci stanno veramente mettendo parecchie risorse, stanno iniettando parecchie risorse e direi anche parecchia intelligenza, quindi che cosa vi devo dire? Ho visto ma tante... è roba delle due squadre di testa soltanto la lotta per assolutamente mai come quest'anno il campionato, mai come quest'anno c'è questa, quattro punti sono tanti, e quattro punti sulla seconda della Virtus Francavilla, però ritengo che anche lo stesso Pomigliano forse credo si sia praticamente diciamo eliminato, autoeliminato. Il Taranto, se trova continuità, può darsi che riesca a fare delle buone e alla fine riesca a inserirsi. La vedo un po', io vedo francamente favorito il Francavilla, perché Francavilla Virtus perché appunto c'ha questa forza importante. Sono incastrati una serie di elementi quest'anno. Hanno preso Picci, una squadra che, fra l'altro, una squadra che fa interventi sul mercato di questa portata, di questa rilevanza, vuol dire che punta a fare a vincere il campionato. Per cui ritengo in questo momento, al di là dei quattro punti di vantaggio e di risultati, che la Virtus possa effettivamente vincere. Sarà un po' strano vedersi la Virtus Francavilla in Serie C insieme a tante grandi squadre, ma d'altronde se abbiamo una serie di squadre in Serie A, dal Sassuolo all'Empoli, al Carpi, al Frosinone, e magari domani ci troviamo anche Crotone, vuol dire che possiamo sicuramente avere anche Francavilla Fontana insieme ad Andria, insieme a Martina, a Foggia, a Lecce, anzi no, insomma, l'Andria magari no, perché l'anno prossimo ce le troviamo in Serie B, lo dico per piaggeria ovviamente. E quindi, comunque è un gran bel campionato, questo devo dire con grande sincerità, è un campionato, fra l'altro c'è una piccola pecca, se posso continuare, sì, bloccatemi quando... Troviamo subito la pecca. C'è una piccola pecca in generale, ne parlavo con Barbiero, che ho intervistato, il coordinatore del Dipartimento Interregionale, che ho letto la classifica dell'iniziativa Giovani di Valore, e il girone H è l'ultimo. Il Giovani di Valore tiene conto, l'iniziativa tiene conto di quei ragazzi fatti entrare dal primo inseriti dal primo minuto oltre i quattro. Ah, ok. Quelli imposti per regolamento, quindi quelli per regolamento quelli sono in più, quelli in più che tu metti però dal primo minuto, cioè quindi okay. Non è che hai punti se tu li inserisci all'ultimo minuto, perché fra l'altro ci sono parecchi soldini in palio, sono 25.000 euro per chi vince, e quindi mi sembra una regola abbastanza giusta questa.
Purtroppo troviamo Francavilla e Nardò nella classifica del girone H ultimi, e Francavilla credo di ricordare proprio ultimo, vuol dire che da questo punto di vista, però l'età media, insomma, ci siamo. Al di là di questa piccola, di questo piccolo rilievo, di questo piccolo neo, per il resto credo che vada, stia andando tutto bene ed è un gran bel campionato come sempre. Luigi D'Ambrosio, nostro corrispondente da Lecce, pronto Luigi, ben trovato. Buonasera, ciao Francesco e gli ospiti. Commentavamo Andrea Lecce in compagnia del DG della Fidelis Rosselli, più Andrea che Lecce, dobbiamo essere franchi, Luigi? No, onestamente solo Andrea e pochissimo Lecce. Chi ha da recriminare in merito al risultato è sicuramente l'Andrea, perché con l'occasione creata avrebbe sicuramente meritato anche il successo. Il Lecce non ha calciato una volta in porta, la prestazione è stata davvero deludente, nonostante in settimana fossero stati fatti dei proclami in merito anche alla gara d'andata, insomma, quindi c'era tanta voglia di rivalsa, ma questo non si è visto in campo, quantomeno noi non l'abbiamo visto e credo anche il pubblico del degli Ulivi. Sicuramente un punto che però è utile alla squadra di Braglia, che mantiene i giallorossi in quella posizione a 4 punti, fortunatamente anche visto il pareggio, il secondo pareggio consecutivo anche da parte sia di Foggia che di Casertana, che comunque tentennano e dimostrano di essere anche loro in difficoltà, e non solo il Lecce dunque attraversa un momento di appannamento, ma speriamo insomma quanto prima possa passare e che il Lecce intraprenda il proprio cammino se davvero ha l'intenzione di vincere questo campionato. Ma ripeto, se le intenzioni sono queste, le prestazioni di Andrea lasciano davvero qualche dubbio, e speriamo insomma si possa invertire marcia già a partire da questa domenica contro la Juve Stabia. Sicuramente l'ambiente adesso è caldo, soprattutto dopo quell'episodio che ha scosso un po' l'ambiente, abbiamo visto un tifoso che ha rilanciato indietro i pantaloncini a Moscardelli, non tanto per il singolo ma per il gesto, dunque i tifosi hanno un attimino ripreso la squadra e le hanno tirato le orecchie, e quindi bisognerà dare una svolta, e credo che Braglia l'abbia capito ormai, nonostante il suo rendimento e la sua media punti sia davvero indiscutibile, però vincere il campionato significa anche essere propositivi, e pareggiare ad Andrea ci sta, un campo difficilissimo, ma quantomeno ci sta a fare anche la partita e portare a casa un punto. Dove pensi ci possano essere nuovi arrivi sul fronte mercato? In che reparto? Fronte mercato assolutamente una punta, oggi è stato presentato il centrocampista Losicco, che dovrebbe andare a mettere ordine in mezzo al campo, dove abbiamo visto soprattutto ad Andrea c'è poca davvero fantasia e pochissime idee, con Papini che purtroppo non è un regista, e Salvi che lo è tantomeno. Per cui dovrebbe andare Losicco a sistemare le cose, questa è la speranza. Mentre in attacco sicuramente arriverà una punta, nelle prossime ore uscirà Diop, direzione probabilmente Matera, ma si è inserito anche il Monopoli e il Tutto Cuoio. Successivamente il Lecce, oltre ai nomi che abbiamo già fatto anche nel servizio di oggi, il nome più caldo è Caccavallo, però la Paganese non intende privarsi del calciatore. Poi è stato fatto un sondaggio anche per Canute, attualmente all'Ischia, ma di proprietà del Benevento, e per Sowe del Modena, di proprietà del Chievo, per il quale sono stati fatti passi in avanti, mentre c'è stato anche un contatto con l'Ascoli per quanto riguarda Leonardo Perez, che ha avuto Braglia a Pisa, e dunque uno di questi quattro dovrebbe essere l'attaccante che andrà ad affiancare Moscardelli, Curiale e Caturano nel reparto offensivo, mentre per il resto credo che il Lecce sia a posto. La difesa l'ha dimostrato anche ad Andrea, è stato il miglior reparto insieme a Perucchini, per cui non credo vadano a toccare alcuni componenti sia in entrata che in uscita. A centrocampo potrebbe esserci un altro arrivo, ma per ora Losicco è l'unico giunto in Salento. Va bene, grazie a Luigi D'Ambrosio, sempre puntualissimo e precisissimo. Noi ci risentiamo martedì prossimo con il nostro corrispondente da Lecce, Lecce che non si ferma sul mercato, direttore. Abbiamo sentito da D'Ambrosio che va sprombattuto. Dopo Moscardelli e Caturano prendono un quarto attaccante. Mamma mia. Questo, diciamo che il campionato... Guardiamo la classifica intanto. Il campionato di quest'anno sta dimostrando che poi più che i nomi contano poi effettivamente i veri valori sul campo. L'abbiamo detto anche prima,
sembrava, cioè, che domenica che noi fossimo in Lecce e loro fossero sulla la Fidelis sulla carta, invece no, noi siamo, noi abbiamo i nostri progetti, il nostro piano triennale, procediamo spediti su questo percorso, valorizzazione dei giovani, quindi e via. Una domanda è arrivata anche in forma tripla, ci fermiamo a questi due acquisti, Bollino e De Vena, o ci possono essere altre novità, giusto per rimanere in tema di mercato, sulla Fidelis? Ma diciamo che gli interventi che dovevano essere fatti sono stati fatti, dopodiché Doronzo, lo dicevo anche ieri in un'altra emittente, H24 molto attento, laddove si dovesse presentare un'opportunità, ma dico un'opportunità, sicuramente Doronzo non se la lascia. Ma in un reparto ben preciso? O ecco, cogliete la palla al balzo in base cogliamo a la che... palla, cogliamo la palla al balzo, vediamo un attimo, anche perché voglio dire, adesso abbiamo una rosa di 25 calciatori, quindi probabilmente ci sarà qualche partenza, per cui il mercato è ancora aperto, so che mi risulti si chiude il 31 gennaio, sì. il 4 febbraio, per cui C'è tempo. Allora, campionato d'eccellenza, ultima giornata, poi nuovamente in studio per chiudere il giro e poi parleremo anche di seconda categoria. Quella che sembrava essere una giornata da dimenticare si è incredibilmente trasformata nella giornata pro Gravina, che batte in rimonta il Grottaglia e va più 10 dal Casarano. I gialloblu sotto di un gol allo scadere della prima frazione restano anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Sisalli, ma poi risorgono trovando un grande Mimmo Laboragine che con una prestazione di carattere firma la doppietta che vale la rimonta e l'allungo su Casarano, Vieste e Barletta. Queste tre restano impantanate nell'ultimo turno, a vincere solo l'Altamura che ne beneficia portandosi al secondo posto in coabitazione con Vieste e Casarano. I biancorossi rischiano di andare sotto contro l'Unione Calcio, che si vede negare il gol per ben due volte dalla traversa, ma mostrano la loro solidità agli uomini di Fino, mordendo al momento giusto con Curci che chiude la contesa sull'1-0, inanellando il 14° risultato utile consecutivo. Va male al Casarano che cade clamorosamente all'Everano, di Gennari la rete che decide la gara, il pareggio del Vieste a Bitonto va più che bene alla squadra di 5 e serve a tener ben saldo il vantaggio dal Barletta che pareggia Locorotondo. I biancorossi prima vanno sotto grazie alla settima rete in maglia rosso-blu di Ventura, poi beneficiano di un rigore abbastanza generoso siglato da Moscelli. Resta in piena corsa playoff la Vigortrani che acciuffa il pari in zona Cesarini ad Otranto, prima passando avanti con Turitto, poi si scatenano i Druntini che rimontano e nel finale vengono beffati dall'autorete di De Giorgi. Vigor che domenica ospiterà la Molfetta Sportiva, probabilmente al Coppi di Ruvo di Puglia per via delle cattive condizioni del terreno del comunale di Trani. A proposito di Molfetta, lascia un immenso rammarico la rete subita al 93esimo dopo una gara condotta per 90 minuti dai biancorossi avanti nel primo tempo con Camporeale. Singolare l'episodio che porta al pareggio dei biancazzurri con l'assistente di linea che segnala l'offside, ma il direttore di gara che lascia proseguire con la difesa molfettese ferma e Greco che può comodamente battere Petruzzelli, gara che avrebbe potuto rilanciare nella corsa playoff Iennaco e Soci, ora 30 punti proprio con Mola e Novoli. I salentini dopo il passo falso contro il Trani battono nella Staranto con le reti di Scarcella e Giorgetti, lascia la zona playout il Mesagne che vince 2-0 lo scontro salvezza contro il Castellaneta, imponendosi nella ripresa con le reti di Membola e Mummolo, così raggiungendo il Leverano a 25 punti e staccando il Bitonto clamorosamente in piena zona playout, nonostante la grande campagna di rafforzamento dei neroverdi che cercano ancora il primo acuto con Pettinicchio in panchina. Allora, rientriamo in studio. Giuseppe Sguerra, attaccante del Barletta, non è stata una bella prestazione quella di Locorotondo, come mai? Te lo chiedo perché sì, il Barletta veniva da una bella scia di prestazioni e di risultati. Sì, sì, il come mai è stato un approccio sbagliato alla partita, come ci è capitato quest'anno solo a Mesagne, soltanto che a Mesagne non abbiamo raccolto il punto, magari ora abbiamo la maturità anche in una prestazione sbagliata di poter riagguantare il risultato. E nonostante il secondo tempo sia giocato, secondo me, sia 10 minuti effettivi forse, potevamo anche rischiare di vincere con le occasioni che si stavano creando nel secondo tempo. Quindi forse è meglio vedere il bicchiere mezzo pieno, pensando al punto portato a casa in tutte le situazioni che si sono venute a creare. È stato tanto discusso il calcio di rigore in vostro favore, c'era o non c'era? Era dubbio. E viva la sincerità. Era dubbio, sì. L'ha dato, l'abbiamo segnato.
Giuseppe può anche dire che non c'era. Giustamente, Vito Prigigallo. No, io sono per quando arbitro fischia è rigore. Cioè no, è condivido. Rigore quando arbitro fischia. Condivido. Quindi assolutamente d'accordo. Condivido. Intanto si è concluso il primo tempo 0-0. Tra Napoli e Inter, 0-0. Stiamo rivedendo le immagini che hanno portato al rigore in favore dei biancorossi, poi trasformato da Moscelli. È già diventato leader del gruppo? Ma Fabio è comunque già un leader a prescindere, nel senso non aveva bisogno di un gol, di un rigore, di una punizione. Secondo me è stato un ragazzo che si è messo sin da subito a disposizione come tutti gli altri, quindi secondo me non aveva bisogno di questo gol, della prestazione di Molfetto, di questa prestazione. Allora, dobbiamo davvero correre. Concludiamo con la Victrix Trinitapoli. Innanzitutto, come è andato l'ultimo turno di campionato? Parliamo di seconda categoria, giusto? Sì, sì, domenica è andata bene, per quello che come il risultato è andato bene. Se io poi devo fare un'analisi tecnica della partita. Con chi avete giocato, risultato? Allora, domenica abbiamo vinto 4-2 ed è venuto da noi l'Atletico Martina. Che è la seconda squadra di Martina. Sì, fino a qualche domenica fa era in zona playoff. Con la sconfitta, siccome è molto corta la classifica, l'avete rispedita giù. È andata, sì, è uscita fuori dalla zona playoff. Ripeto, se devo fare un'analisi tecnica di quello che è la partita, c'è da rivedere qualcosa. Qualche sbustatura. Ma c'è. È sempre così severo anche con i suoi giocatori. Io dico che per vincere bisogna rimanere concentrati nei 90 minuti, anche oltre i 90 minuti. E per vincere il campionato ancora di bisogna più. Rimanere ancora più concentrati. Prego, prego Vito. Vabbè, io tifo Noi Cattaro, cioè tifavo Noi Cattaro, ovviamente per ovvie ragioni di sangue. È sempre sì, il vecchio poi, Noi Cattaro che, sì, quest'anno che è stato in Serie C, in Serie D. Noi Cattaro era allenato da mio fratello finché, no, perché anche in seconda categoria sono gli esoneri e non credete Rosselli non credo che sono tu vai lì e esoneri, no, anche no. In seconda categoria no, a me piace sottolineare questa cosa. Che come volevate dimostrare il cognome Prigigallo con il calcio di restanti, sì, c'entra sempre, c'entra sempre. Assolutamente. Questo è un girone, il girone B di seconda categoria, in cui ci sono squadre che si chiamano Victrix, che credo significa vincitrice, dovrebbe essere, no? Borgo Rosso. E il presidente del Molfetta ha detto che si è ispirato al Alberto film Sordi. Con Alberto Sordi. Partizan. La squadra di Gioia del Colle, che non, ci richiama non, il Belgrado. Non di Belgrado. Partizan. Ci manca solo la Marchigiana. C'è una squadra incredibile che si chiama Kids Club. Poi c'è una squadra che si chiama Bella Vita in Puglia, sì, che è di Biceglie. Sì. Perfetto. Cioè, voglio dire, un campionato così, io fossi la Fidelis Adria, mi iscriverei di ufficio. Mi iscriverei di ufficio solo perché è un campionato con dei straordinariamente. Ma noi avevamo introdotto così. L'ultima è particolarissima. No, no, Bella Vita in Puglia. Noi avevamo introdotto, tra l'altro è la terza squadra di Biceglie. Che è la terza squadra il Biceglie 1913. L'Unione Calcio Biceglie nel campionato d'eccellenza è la Bella Vita. Per cui il calcio minore, cosiddetto minore, è fatto anche di queste cose che sono splendide. Poi più si scende, più ne trovi... Cioè, a Taranto c'è una squadra che si chiama Peripatetico, per esempio, che può sembrare un nome diciamo equivoco, e invece è una squadra che nasce dall'iniziativa di un'associazione che fa molto sociale, che opera molto diciamo con le fasce più bisognose, eccetera eccetera, ma poi ce ne sono tantissime, a cominciare dalla Ultra Attive di Altamura. Abbiamo scoperto tante belle realtà che Vito Prigigallo conosce Victrix, tutte Victrix, e che sì, soprattutto sì, va a trovare sui campi sì, e questo è un altro aspetto importante. Obiettivo per questa stagione naturalmente vincere il campionato, siete la capolista. Sì, quello di vincere il campionato. Ci abbiamo attualmente un punto di vantaggio. Beh, sulla seconda, sul Borgo Rosso. Sì. È ancora corto il distacco. Sì, siamo stati poco bravi due domeniche fa a Palagianello, dove vincevamo 3-1 e l'ultima classifica ci siamo fatti recuperare 3-3. Ecco perché mi riallaccio al discorso di prima, dove dicevo che bisogna restare concentrati fino al 90esimo.
Giusto per rimanere in tema di nomi, perché da Altamura mi ricordano gli amici che ci seguono che c'è anche gli ultrattivi Altamura. Ultrattivi Altamura, che è una squadra, Aldo, nata da un progetto finanziato dalla Regione Puglia con Bollenti Spiriti, che sicuramente conosciamo. Conosciamo tutti, che ha finanziato moltissime cose, e loro sono nati con la società, la squadra fatta su internet, cioè l'allenatore ogni sabato raccoglieva le indicazioni che arrivavano, cioè una sorta di su internet, più che altro anche un reality, cosa tipo in stile Cervia, campioni, c'era l'allenatore, campioni l'allenatore community, diciamo, no? Questa community, uno si iscriveva e diceva: per me deve giocare Prigigallo e non deve giocare Roselli, oppure la settimana successiva no, ma quello ha giocato male, e l'allenatore teneva conto. Ora non succede più, perché questo accadeva 3-4 anni fa in terza categoria, ora in prima, in prima categoria, insomma, più complicata la cosa. Fiore, il presidente Fiore, forse il presidente, Colonna forse l'allenatore. Quindi stiamo scoprendo tutte queste belle realtà, già che ci siamo. Noto che gli amici da casa sono sempre molto attenti e attivi, come il nome dell'Altamura, Ultrattivi. Segnalateci nomi strani di queste realtà che non conosciamo, e sarebbe bello anche averle qui con noi per conoscerle insieme a voi. Castelluccio, il paese, Castelluccio, c'è il paese che si chiama Castelluccio dei Sauri e la squadra si chiama Sauri di Castelluccio. Oh, fantastico. E, cioè, ognuno poi, voglio dire, si ingegna per trovare queste... Vito, insomma, ne vedremo e ne scopriremo delle belle durante questa puntata. Noi salutiamo il mister della Vicris Trinitapoli, che adesso ci sarà, insomma, una sorta di staffetta con il presidente, perché... dagli aspetti tecnici e dal campionato parleremo anche a livello societario di questa realtà e delle prospettive future. Noi ci separiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Nella Murgia selvaggia e assolata, alle pendici di Castel del Monte, in un antico monastero del Settecento, sorge l'azienda vinicola Torrevento. Grazie a tecniche di vinificazione all'avanguardia e a un'accurata selezione delle uve, si ottengono solo vini nobili. I numerosi premi e i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dai vini Torrevento sono il frutto di grande esperienza e passione per la terra di Puglia. Azienda vinicola Torrevento Corato, all'origine dei vini nobili. www.torrevento.it. Casale San Nicola, Banqueting & Resort, Bisceglie, casalesannicola.it. A Corato da Troni non ci sono paragoni e c'è molto, molto di più. Anche una grande novità, lo spazio espositivo di casette e arredi da giardino realizzati in legno. Solo a Corato da Troni, ampia scelta di casette, garage, chioschi commerciali, patio con tavolo e panche, gazebo, recinzioni modulari, fioriere con grigliato. Tutto questo ed altro ancora realizzato solo con legno di abete non trattato. I prezzi? Imbattibili! Casette in legno e arredi per giardino. Solo da Troni a Corato, in via Castel del Monte 131. Info 080 87 28 997. Amici sportivi, buona domenica, tutti ben ritrovati. Andrea in vantaggio, un gol bellissimo. Giovane Cataletta per Squera, a rete.
entriamo in studio, seconda parte di Gol su Gol. Salutiamo e diamo il benvenuto al presidente della Victrix Trinitapoli, Rocco Molinaro. Ben trovato, presidente. Grazie, anche come detto, avremo la possibilità con lei di parlare degli aspetti societari legati a questa bella società di calcio del nostro territorio. Aldo, arrivavano degli sms. Sì, prima di trattare la questione Petardi, che immagino questione molto a cuore al direttore generale, vorrei aprire, ecco, è una situazione esplosiva, proprio per rimanere in tema, vorrei un vostro commento su quanto addosso, successo, no, su quanto successo prima del match tra Andrea e Lecce, perché ovviamente ha avuto risonanza a livello di cronaca, ovvero dei 6 arresti dei tifosi, che io ho difficoltà a chiamare anche tifosi, perché in questo caso tutto hanno tranne che l'essere tifoso, 6 tifosi, insomma 6 persone, 6 ragazzi, tra l'altro ragazzi, molti dei quali anche universitari, mi diceva il dirigente del commissariato di Andria, 6 arresti e 5 denunce. Per questo gruppo di pseudo tifosi leccesi, che senza tessere al tifoso, senza biglietto, solitamente frequenta le trasferte della squadra della loro città o del cuore, insomma. Secondo me non ci sono commenti, insomma, quando ci sono eventi, situazioni di questo tipo, non si può che giudicarli deprecabili. Nulla hanno a che vedere con lo sport, nulla hanno a che vedere con lo sport. Io dico, anzi, bisogna ringraziare il celere intervento delle forze dell'ordine, perché ed è stato davvero celere, dicevamo prima dell'interruzione pubblicitaria, che se non fossero intervenuti tempestivamente probabilmente ci poteva essere lo scontro con un'altra tifoseria locale più, in quel punto. Ma sono assolutamente manifestazioni da eliminare, cioè purtroppo accadono ancora, mi dispiace moltissimo e niente. Bisogna sempre cercare di essere attenti, io nonostante tutta una serie di situazioni. Condivido che i tifosi possano dissentire dalla tessera del tifoso, però ci sono mille e mille maniere per manifestare questo loro dissenso. In questa maniera penso sia la maniera non più è la maniera becera, migliore, ecco. è la maniera peggiore. Anche perché non solo si ripercuote sulle loro fedine penali, certamente, macchiate a vita, e sono, ripeto, giovani che si ritrovano poi con un futuro già etichettato. Certo, certo. Ok, uno, due, sono situazioni che immagino incidano anche sulla società, perché certo, nel momento in cui poi vanno prese in considerazione una serie di situazioni, certo, tipo gli vengono vietate le trasferte, vietate le trasferte, altre situazioni che ledono anche lo stesso club, insomma. Ad onor del vero bisogna dire che qui, da questo punto di vista, tralasciando un attimo l'aspetto petardo, la tifoseria andriese, almeno ad oggi, io ci sono stato in tutte le trasferte, insomma, dell'Andria, non è mai accaduto nulla. Ha mostrato grande maturità, inclusa quella di Lecce, dove magari c'era una preoccupazione, dove c'è stata la presenza, credo, se non ricordo male, di circa 300 supporter andriesi, poco più, che si sono comportati benissimo. Quindi da questo punto di vista devo dire che la tifoseria andriese è cresciuta. Savio Casardi? Ma innanzitutto io parto da un presupposto. Quando c'è un derby deve essere una festa, quindi poi se parliamo anche di Lega Pro, dove non ci sono i contributi, manca tutta una serie di diritti televisivi, quindi penso, insomma, che un derby, se le tifoserie si comportassero tutte per bene, poi a prescindere dallo sfottò che ci sta, anzi, fossi io la federazione metterei anche a fine anno un premio a chi fa il miglior striscione, insomma, incentivare. Quindi una società innanzitutto incasserebbe di più, perché da venirne 100 da Lecce ne verrebbero in 1000-2000. Però poi quando succedono queste cose, ecco, giustamente io non le definirei nemmeno tifo, questi sono teppisti che vanno allo stadio solo non ed hanno esclusivamente nella testa, tanto per intendere, solo per creare disordine, solo per creare disordine. E allora per queste persone qui, cioè, per me, insomma, questo è il mio modesto parere, ci vorrebbe la certezza della pena. Queste bisogna prendere e sbattere in galera, perché con lo sport non hanno niente a che fare, quindi hanno, insomma, avuto oggi 2 anni di DASPO praticamente. Sì, ma il problema bisogna risolverlo, Aldo. Questi bisogna metterli in galera, 1 anno, 2 anni, 3 anni. Probabilmente. Prima parlavamo di ragazzi universitari, ecco, uno che va 3 anni in galera e non può frequentare l'università, quando esce fra 3 anni dal carcere, insomma, avrà perso 3 anni di università. Probabilmente a qualcuno fa il solletico, il DASPO. Abbiamo un amico che ci chiama da casa. Pronto, buonasera, in diretta. Pronto? Pronto? Senta, sono Giovanni, sto chiamando da Andria, sono un tifoso dell'Andria. Prego.
Prego. Volevo parlare con il signor Roselli per una lamentela. Non è possibile far entrare baresi, tifosi baresi, tifosi barlettani e tifosi della Salernitana senza biglietti domenica. Allora, gentilmente, una tiratina di orecchie agli steward che stanno ai tornelli. Ok, grazie. Giriamo subito questa... A me questo non risulta, però prendo atto della contestazione del tifoso e domani si farà una verifica con la società degli steward. A me non risulta, però. Ne prendiamo atto. Ne prendiamo atto. Vorrei concludere il giro. Sì. Giuseppe Sguera, nonostante il freddo e la neve, anche a Locorotondo i tifosi del Barletta presenti, molto maturi si stanno dimostrando in questo campionato e non solo. Tra l'altro so che in un turno sei stato anche con loro in tribuna a Canosa. Sì, quando descrivi era squalificato, descrivi, quindi immagino volevi comunque vivere la partita dal vivo. Ci descrivi quei momenti dove hai fatto l'ultras a tutti gli effetti. Sì, ho lanciato un coro, il capo mi ha dato questo privilegio di lanciare anche un coro. È stato un ritorno perché comunque quando giocavo ad Andria il sabato in Beretti, la domenica comunque potevo sempre andare in curva a Barletta a vedere le partite. Ho fatto un paio d'anni dove conciliavo sia il giocare che andare allo stadio. Il Barletta era in promozione quell'anno, stava risalendo, c'era tanta gente, tanto entusiasmo. È un'emozione unica, forse è l'emozione più grossa che sto vivendo quest'anno, è stare da ambo le parti, vivere sia una mentalità che l'altra, perché quest'anno stiamo vivendo di... Quest'anno sto vivendo sia la mentalità del giocatore sia la mentalità del tifoso. Comunque, per rilacciarmi al discorso di prima, c'è differenza tra il tifoso o il teppista, il singolo, che è totalmente distaccato da un gruppo organizzato, perché il gruppo organizzato ha tra virgolette un presidente, un capo, un coordinamento, ha delle regole, si muove in massa. Si muove con delle regole. Il singolo non può controllarlo, è singolo, punto e basta. L'avrebbe fatto, sicuramente fa male perché è attaccato al discorso calcistico, ma ci sono mille modi e mille situazioni in cui il singolo può far male in vari eventi, no? Sentiamo un altro amico da casa, va. Pronto, buonasera. Buonasera, chiamo da Barletta, sono Savino. Prego. Ciao Savino, prego. Da Barletta Calcio. Senti, voglio chiedere informazione. Per il fatto dello stadio del Putilli, questo si viene a ribadire ancora. Doveva chiamare l'assessore De Vincenzo la settimana scorsa, nemmeno più ha chiamato. Abbiamo realizzato un servizio che è andato in onda nei nostri telegiornali il giorno dopo. Se vuole le riepilogo io come stanno i fatti. Va bene, ok. Grazie al signor Savino. Allora, in buona sostanza, i lavori che sono in corso d'opera al Putilli si concluderanno dopo la comunicazione della ditta che li sta effettuando, si concluderanno a marzo presumibilmente. Abbiamo già sollevato perplessità rispetto all'agibilità della struttura nonostante questi lavori, perché ci sarebbero da fare degli interventi che riguardano la staticità dell'impianto. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha varato da una parte in giunta l'ampliamento del Manzi Chiapunin, che è la seconda struttura della città, si parla di 1000 posti, e dall'altra invece sta cercando di intervenire nuovamente sul Putilli dopo gli errori commessi, perché si tratta di errori. Quel progetto elaborato per il Putilli in buona sostanza non è risultato efficace per la struttura attraverso il CONI. Come sapete, il Comune di Barletta è beneficiario di fondi da parte del Governo nazionale. Il CONI ha individuato la pista d'atletica del Putilli intitolata al campione Pietro Mennea. Questa pista sarà interessata da questi lavori. Si sta cercando di intercettare i nuovi fondi, sempre che giungono dal governo attraverso il CONI,
per andare ad intervenire sulla struttura, perché sarebbe un paradosso grande, tutto italiano, tutto barlettano, avere una pista nuova fatta per bene e la gente che proprio per l'inagibilità della struttura non può entrare per appunto all'interno dello stadio. Questa in buona sostanza, in estrema sintesi, la versione aggiornata dei fatti. Sono tante le strutture che versano in queste condizioni. Abbiamo la solita domanda per il direttore generale Roselli. Vito Prigigallo, a te chiedo una battuta in merito a questi episodi che accadono anche nel calcio dilettantistico e poi sulle strutture, e ce ne sono tante, soprattutto nel calcio dilettantistico, che lasciano a desiderare, diciamo così. I gruppi organizzati, quelli veri, gli ultra, devono cercare di espellere, di tenere fuori i delinquenti, perché poi alla fine di delinquenza, e sono d'accordo con Casardi che diceva prima, sono persone che vanno prese, vanno messe in galera. Non è semplice, perché poi fra le altre cose abbiamo anche le carceri, mi pare, affollate, quindi mettere dentro le persone che fanno che sono degli idioti e solo perché lo sono è abbastanza complicato. Le ripercussioni di questo genere di manifestazioni sono terribili, dico terribili anche proprio in senso sportivo. L'altro giorno, due domeniche fa, assistevo ad una partita al San Pio, una specie di refugium peccatorum, no? Dove giocano un po' tutti dalla mattina fino alle 7:30 la sera, e giocavano Omnia Bitonto contro Corato, squadre di prima categoria molto importanti, perché Corato è una cittadina notevole, diciamo, come popolazione, come piazza calcistica. L'Omnia Bitonto invece è la seconda squadra. Ebbene, il questore, come direbbe Camilleri, per non saperne leggere né scrivere, ha detto a porte chiuse, così, a prescindere. Questo perché si presumeva che i tifosi coratini potessero, se non fossero stati coratini, sarebbero stati di un'altra città. E questa è la rovina del calcio, perché due squadre che giocano uno spettacolo calcistico, anche di livello infimo, come può essere la prima categoria, con tutto il rispetto per la seconda naturalmente, non può mancare, per un motivo che in realtà non esiste, dell'apporto, della presenza del pubblico. E questi provvedimenti sono figli di quelle manifestazioni che purtroppo sono ingovernabili. Non dimentichiamo che noi siamo il paese dove una persona, non ricordo il soprannome di quello di Roma o di Napoli, è un soprannome, una cosa incredibile, può governare, no, la Carogna, le partiti, credo. Una cosa del genere, sì. Una cosa del genere. Genia, sì. Carogna. Ci vergogniamo un po' tutti anche a dirle, voglio dire, certe cose. Questa è la partita a cui facevi riferimento. La partita incriminata, Omnia, giusto? Ah, bene, Corato. Sì. Omnia Bitonto Corato. Tra l'altro una bella partita, giocata tra due belle squadre, con dei bei nomi, giocatori importanti, eccetera. Ma, ripeto, è il provvedimento che diventa una cosa terribile. Ancor più terribile e la carenza di impianti sportivi. No, io ti fermo qui perché c'è un amico che da parecchio in attesa. Pronto, buonasera, in diretta con Gol su Gol. Dovrebbe essere un amico che ci chiama da Trinitapoli per la Victrix, giusto? È pronto? Pronto, buonasera, in diretta. Salve, buonasera. Senta, innanzitutto vorrei fare un grande augurio alla società della Victrix e vorrei ringraziare per aver portato il paese in alto, perché è da tanto tempo che non si vedeva una cosa del genere. Okay. E poi vorrei dire al presidente, parlo col presidente o col mister? Abbiamo il presidente adesso. Ok, presidente. Senta, cosa ne pensa del calibro di giocatori come Nazario e De Lorenzo, Matteo, Giacomo e Sorelli Danile? Allora, giriamo subito la domanda. Grazie. Al presidente, complimenti per la vostra società e poi un paio di questioni. L'ascoltatore mi è parso di capire che volesse sapere qual è il nostro pensiero a proposito di questi giocatori che fanno parte della rosa della Victrix. Sì. Giocatori importanti per la categoria. Sì. Nazario, il fratello, okay. Però è uno che comunque nei campionati dilettantistici. Sì, sono nomi importanti che fanno parte della nostra rosa, sì, dall'inizio, diciamo, del campionato, perché io sono convinto che le squadre
si creano all'inizio del campionato. Le squadre possono essere integrate, possono essere rafforzate, però il grosso, la struttura, l'ossatura di una squadra che ha delle ambizioni si deve realizzare all'inizio del campionato. Noi sin dall'inizio abbiamo pensato a questi nomi, che hanno portato, sono un valore aggiunto naturalmente nella nostra realtà, che è una realtà diciamo di seconda categoria, però diciamo il loro impegno, il loro talento, le loro caratteristiche tecniche riescono a emergere solo quando è tutta la squadra che partecipa alla realizzazione, alla costruzione di un quindi gioco. È il gruppo, quindi, il segreto della vita. È il gruppo. Io più che gruppo parlo della squadra. E per me squadra non sono... O della famiglia. Perché della famiglia. Si vive un clima non sono familiare solo nelle vostre i giocatori realtà. Che entrano in campo, ma anche quelli che sono in panchina, quelli che sono in tribuna, la società che sta dietro. Ecco, parlavamo di incidenti, tifosi. Di botte. Questo per a Trinitapoli come... Eh sì, questo è quello, volevo come aggiungere. Come va sugli spalti? Sugli spalti noi abbiamo fatto, abbiamo cercato di far capire ai ragazzi, ai tifosi, ai simpatizzanti, a chi ci vuole bene, che noi, la società, la squadra, è responsabile anche di quello che avviene sugli spalti. No, è responsabile non solo dal punto di vista morale, etico, ma anche da un punto di vista legale. Cioè le federazioni creano problemi alle società fino ad arrivare ad applicare delle sanzioni disciplinari, pecuniarie alle società, per cui queste società si vedono responsabili, loro malgrado, tutto dei, si comportamenti, ripercuote contro. Dei comportamenti scorretti, sino a comportamenti delinquenziali che vengono diciamo, esercitati dai singoli o da gruppi e che vanno poi a svantaggio delle società che organizzano poi i campionati. Un'altra chiamata, Presidente. Pronto, buonasera, in diretta. Pronto? Pronto, se abbassa il volume del televisore la ringraziamo perché sentiamo il ritorno notevolmente. Nel frattempo vi aggiorniamo, 0-0 ancora tra Napoli e Inter, siamo al 53esimo. Allora, adesso la sentiamo bene. Pronto? Pronto? Sì, adesso la sentiamo bene. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Voglio parlare col dottor Molinaro, il grande presidente del Trinitapoli. Insomma, c'è entusiasmo a Trinitapoli. Dottore, prego. Io sono Salerno Umberto, ex portiere, ex allenatore. E tutt'oggi io sento sempre attaccato insomma alla squadra del Trinitapoli, Victris. Sicuramente vincerete il campionato. Hai fatto una squadra, uno squadrone simile alla squadra della Juventus. Forza Juve, forza Trinitapoli. Va bene. Allora, grazie all'amico Umberto Salerno, credo di aver capito bene, che tra l'altro è un ex bandiera del calcio trinitapolese. È un giocatore che ha militato nella squadra del Trinitapoli negli anni 50. Quando ha 80 Trinitapoli... anni? Sì, ha più di 80 anni. Ecco. 86 anni. E quindi... Perlizzi mi pare in seconda e terza categoria, non so se è la stessa persona. Sì, adesso io ho qualche anno in meno, quindi il suo curriculum non ce l'ho proprio ben presente. Io ricordo un allenatore che si chiamava Salerno a Terlizzi. A volte ritornano, caro Vito. Può darsi che sia. Brevissimamente sulle strutture sportive per assolutamente disastroso e inammissibile che una squadra come Barletta, una squadra seppur in eccellenza, una città, comunque di una città come Barletta, debba giocare in un altro posto. Può essere che lo stadio, che la struttura sia in fase di ristrutturazione, ci mancherebbe altro, anzi è un fatto positivo, ma è inammissibile che non ci sia uno stadio di riserva, in questo caso il Manzi Capulin, che sia in grado di sopperire appunto ai lavori in corso al Puttini, ma la situazione degli stadi è bruttissima ovunque, perché i comuni non hanno soldi, cercano di riversare, di dare in gestione le strutture alle società sportive, le società sportive sono ancora più disperate, per cui se non ci sono i contributi dei comuni fanno deperire ancora di più i campi. Ci sono degli esempi molto buoni, per la verità, l'erba sintetica è una ottima risoluzione ai problemi della manutenzione del tappeto verde, ma è la struttura in generale che va
la struttura del campo sportivo preso in sé, che va veramente seguita da vicino, perché quella è la vita dei ragazzi, dei nostri ragazzi che lì passano il loro, dovrebbero trascorrere il loro potremmo parlarne all'infinito del problema delle strutture. Noi tra l'altro abbiamo realizzato un servizio di inchiesta sul Puttilli, fa specie apprendere che dal 1970 e giù di lì ad oggi non sia stata mai effettuata una verifica statica dell'impianto, e questo la dice lunga sulle inottemperanze. L'ingegnere di Federico è diventato una sorta di incubo. L'ingegnere di Federico è il responsabile dell'impiantistica sportiva della FIGC Puglia, è diventato una specie di incubo di spettro delle società sportive e dei comuni, perché dove arriva lui, facendo rispettare le leggi, norme alla mano, impone determinate cose. Sono più le deroghe, ovviamente, come avviene molto spesso in Italia. Come sempre. In Puglia, però, se non ci fossero le deroghe, fra l'altro, avremmo il 50% degli impianti sportivi chiusi, e quindi sarebbe un altro disastro. Diversi sms, Aldo, sempre sulla questione petardi. Petardi, sì. L'analizziamo. Sembra essere a Capodanno. L'Andria oggi ha avuto dal giudice sportivo la sanzione di 1.500 euro, era attesa, perché... Che fa scopa con i 1.500 della... Con quelli del Catania, sono 3.000 nelle ultime due gare interne. Per che cosa? Per i botti esplosi nel settore curva nord, e qualcuno anche all'interno del rettangolo di gioco, che poi non è avvenuto proprio il rettangolo di gioco, però insomma, superando la recinzione degli spalti. 3.000 euro buttati, 3.000 euro regalati. È una cosa che... Sono due sponsor da recuperare con tanta fatica. Onestamente fa rabbia perché questa società, insomma, che da 6 mesi in buona sostanza è operativa, sta facendo dei sacrifici, stiamo facendo tutti dei sacrifici, anche gli stessi tifosi, quelli che hanno sottoscritto l'abbonamento, quelli che pagano regolarmente il biglietto. E questo è un grande segno di inciviltà e di non rispetto nei confronti di chi invece si impegna, ci mette soldi, tempo, e quindi è una cosa proprio da completamente da eliminare. Proprio durante l'incontro io ho incontrato il commissario, responsabile del commissariato di Andria, dottor Patruno, e gli ho chiesto se poi dalle immagini, lui mi ha detto che avrebbero verificato tutte le immagini, perché ci sono le telecamere, in maniera tale da cercare, si spera, di identificare, diciamo, gli autori. Io spero che vengano identificati, perché il minimo che si possa da casa contaminare loro è una DASPO. Da casa invitano ad avere un confronto con la tifoseria, perché solo in questa maniera, dicono, allora, da casa si può eliminare questo problema. Allora, io ho sempre fatto i complimenti alla tifoseria organizzata dell'Andria. Noi abbiamo un ottimo rapporto con i responsabili capi ultras, abbiamo fatto anche 2 o 3 incontri in sede e c'è una assoluta collaborazione con loro. Vengo a quanto diceva, diciamo, l'amico in precedenza: probabilmente non si tratta di persone appartenenti ai gruppi organizzati, ma sono schegge impazzite. Chiederemo, ci incontreremo con gli ultras anche per chiedere una loro maggiore collaborazione. L'abbiamo chiesta al commissariato, la chiederemo agli ultras, cercheremo, solleciteremo un maggiore controllo nella zona prefiltraggio, una maggiore presenza anche delle forze di polizia, perché gli steward non possono per legge mettere le mani addosso alla acquisizione. No. Speriamo che sia stato l'ultimo episodio. Sono velocissimo con questo sms, perché sono collegati a questo. Innanzitutto, appunto, invitano un maggior controllo da parte del personale di sicurezza agli ingressi, perché dicono hanno tolto un ombrello ad un signore ottantenne e poi, ironia della sorte, fanno passare o passano comunque i petardi che esplodono allo stadio. Certo. Ancora, il 99% dei cittadini andriesi si dissocia da questi accadimenti, forza Montemuro e forza Roselli, no ai botti, sì alle mozzarelle. Ci scrive da casa un altro amico. È meglio non potevamo preciso, chiudere questa preciso, parente. Preciso che in macchina, nella mia macchina, ci sono le mozzarelle. Ci sono anche ora. Io ho un paio di ore fa comprato ad Andria, vedete, ad Andria. Perfetto. È un rito che io... Se vuole abbiamo il frigorifero, il direttore, perché...
dopo la trasmissione quindi mangeremo mozzarella e Irlanda, insomma. Ne valsa la pena il viaggio? Assolutamente Vito. Sì, anche perché so che Aldo fa dei panzerotti straordinari, per cui le mozzarelle benissimo, pubblicità, restate con noi per la terza ed ultima parte di Gol su Gol. Corgom, azienda leader per la ricostruzione e riciclaggio di pneumatici. I nostri pneumatici ricostruiti sono altamente tecnologici e omologati secondo le certificazioni ECE 108-109, con le stesse garanzie del nuovo. Inoltre la Corgom effettua bonifiche e ritiro di pneumatici per avviarli al riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. Offriamo consulenze preventivi gratuiti a privati, enti pubblici, cantieri, aziende di trasporto e officine. Corgom, strada provinciale 231 Corato. Bassan Art, da una grande tradizione artigianale, il vero mobile made in Italy. Nel rispetto della tradizione e del caratteristico stile del mobile bassanese, le sapienti mani degli artigiani della Bassan Art realizzano per voi mobili in legno massiccio per arredamenti su misura e dal design personalizzato. Bassan Art, artigiani del mobile, professionisti dell'arredamento. Bassan Art è un marchio FC Mobili. Bassan Art, telefono 0424 56 15 10. Centro Dentale Protesico del dottor Domenico Briguglio a Trani. Implantologia e chirurgia con tecnologia e tecniche d'avanguardia. Un team di professionisti specializzati per rispondere alle esigenze patologiche, funzionali ed estetiche del paziente. Consulenze di chirurgia, implantologia, paradontologia, conservativa, ortodonzia e protesi con servizio di pronto soccorso odontoiatrico 24 ore su 24. Info ai numeri 0883 48 66 60 oppure 338 14 73 0. 44. Amici sportivi, buona domenica, tutti ben ritrovati. Andrea in vantaggio, un gol bellissimo. Il giovane Cataletta per Squera a rete. Allora, rieccoci in studio, terza ed ultima parte di Gol su Gol. Apriamo subito con due notizie che riguardano il girone C di Lega Pro. Rigori, nuovo allenatore dell'Acragas, sì. Si faceva anche il nome di del Papagni. Pugliese Aldo Papagni. Per quanto riguarda l'Ischia invece dovrebbe essere Cari il al posto di Bitetto. Nuovo tecnico al posto di un altro pugliese, ovvero Bitetto, che non è Francesco Bitetto, no, nuovo Bino allenatore Bitetto, dell'Unione Calcio Bisceglie. Sì. E non allora, solo Aldo, so che abbiamo diversi sms da smaltire, quindi dobbiamo sì, allora, saluti a Peppe Sguera, finalmente ora ci sono i pullman per arrivare allo stadio, non ci sono più scuse adesso, tutti ad incitare la squadra biancorossa. La mia domanda, a cosa ci serve il Manzi-Chiapulin? Pensiamo ad aggiustare lo stadio principale. La prima domanda. Per me? Sguera che ne pensa. No, per cosa ci serve la risposta? Per capire un attimino come la vivono i calciatori questa cosa, anche perché non è facile ogni domenica andare a Canosa in trasferta. Non è facile giocare sempre fuori casa, perché in realtà non riusciamo mai a vivere, nonostante il grande supporto che ci dà il gruppo degli ultras, non è facile vivere il clima di casa, perché il clima di casa lo hai appena entri negli spogliatoi, ci sono tante situazioni che si creano avendo uno stadio. E giocare un campionato, tutte le partite fuori casa, trovarsi in una zona playoff con i presupposti che avevamo all'inizio anno, secondo me è già una grande vittoria.
Poi a cosa ci serve il Manzi? Ci serve per allenarci, altrimenti non sapevamo nemmeno dove allenarci. Sì. Anche perché i 1000 posti non servono a nulla, sono una forzatura già per il campionato d'eccellenza. Infatti. Dopo ne parleremo con Savio Casardi e Vito Prigigallo. Abbiamo Umberto Della Martora, nostro corrispondente da Foggia. Umberto, ti chiedo davvero di essere brevissimo, una pillolina da un minuto. Ci aggiorni un attimino sulle ultime di calciomercato in casa rossonera? Sì, anzitutto buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Ben trovato. Per quanto riguarda il calciomercato, da indiscrezioni ricevute abbiamo saputo che stamattina Lanzaro era a Foggia per delle visite mediche in incognito. Il contratto non è ancora stato firmato, io credo che se tutto è a posto, entro domattina, insomma, Lanzaro dovrebbe far parte dell'organico rossonero. Lanzaro che è un difensore, lo precisiamo. Lanzaro è un difensore, proviene dalla Salernitana, è un difensore di una certa esperienza, 33enne, e con esperienze calcistiche anche nelle categorie superiori, non a caso proprio, infatti, giocava nella Salernitana, con la quale ha rescisso il contratto proprio nella giornata di ieri. Praticamente è stato sottoposto a una corte serrata dal direttore sportivo di Bari su input di De Zerbi e quindi Lanzaro domani dovrebbe essere a tutti gli effetti in maniera ufficiale un calciatore rossonero. Per quanto riguarda invece il reparto avanzato del Foggia, pare che si stiano stringendo i tempi per Sansovini. Si erano fatti tantissimi nomi, quello di Mazzeo del Benevento, di Gans addirittura del Como, e di tanti altri ancora, però il primo amore non si scorda mai e il nome infatti in agenda segnato in rosso dal direttore di Bari è quello di Sansovini che ha già giocato nel Foggia ad inizio carriera, adesso milita nel Pescara. C'era stato già un abboccamento con il calciatore e col suo procuratore che aveva chiesto un biennale a cifre anche abbastanza importanti. Considerando l'età del ragazzo, che ha ben 35 anni, anche se in perfetta forma fisica, insomma il Foggia ha un attimino mollato la presa. Adesso pare che si stia discutendo su un contratto che fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B. Queste sono le notizie in mio possesso. Poi si sa che il calciomercato riserva sempre delle sorprese. Esattamente. Quindi... Poi con la tua esperienza, Umberto, sei maestro in questo. Grazie per aver rispettato la tempistica stringente. Noi ci risentiamo martedì prossimo, Umberto. Grazie a te, un saluto a tutti e buon proseguimento di trasmissione. Grazie mille. Insomma, Foggia che fa sul serio, vediamo magari la classifica. Direttore, Sansovini sarebbe un colpaccio. Già Lanzaro lo è, tra l'altro richiesto dalla Casertana, un difensore molto importante per la categoria. Che va a rafforzare i Satanelli. Beh, insomma, mi pare che sia evidente che l'obiettivo del Foggia è quello di salire in Serie B, insomma, no? E si può fare, considerati i due punti dalla Casertana. Non ce ne accorgiamo adesso, già quest'estate la squadra è stata composta per raggiungere l'obiettivo della promozione, quindi non mi meraviglia. Sansovini è un giocatore di grossissime esperienze. Chiedono da casa, è utopia parlare di playoff in casa Andria? Restando da quelle zone. Perché mi guardi così? No, perché adesso, un messaggio. No, perché adesso il direttore deve illustrarci i piani societari, progetto triennale. Allora, rispondo a questa domanda con una constatazione. Smentitemi se sto per dire una cosa inesatta. Credo che ad oggi, e le abbiamo viste un po' tutte le squadre del girone C della Lega Pro, non ci sia stata una squadra che abbia messo sotto la Fidelis Sandri. Ce la siamo giocate con tutti. Sì. Questo però non vuol dire... Anzi, direttore, la Casertana sembrava una squadretta qui, cioè, è vero, perfetto. Quindi diciamo che noi siamo contentissimi del lavoro svolto. Parlare di playoff, il nostro obiettivo all'inizio del campionato era quello di una salvezza tranquilla, assolutamente tranquilla. Ad oggi facciamo i debiti scongiuri, ci stiamo riuscendo, poi vediamo quello che succede, insomma. Di mozzarella in mozzarella. Abbiamo lanciato quest'altro slogan simpatico. Abbiamo un amico da casa, poi ci ritorniamo su questo campionato. Pronto, buonasera.
Buonasera a voi, ciao Aldo, ciao Francesco, sono Michele da Barletta. Ciao Michele, da quanto tempo? Infatti, da quanto tempo? Hai visto? No, ha mantenuto la parola perché l'ho trovato qualche ora prima di venire in trasmissione. Stamattina. Buonasera anche a tutti gli ospiti pure. Niente, volevo fare una domanda a Giuseppe. Giuseppe, finora nel Barletta, una domenica sì, la domenica no, facevi sempre gol. Hai qualche problema a giocare con il nuovo attaccante o stavi meglio con la Dogana prima, quando giocavo la Dogana? Cioè, vi capivate meglio nel giocare o hai difficoltà con il nuovo attaccante alla Carra oggi? Grazie comunque, ti salutiamo Michele, ciao. Ciao, ciao Michele, grazie, sentivo che ci ringraziava. Ok. E forse ti faceva anche in bocca al lupo perché... Crepe. No, è che sono cambiate alcune dinamiche di gioco, quindi avendo la Carra davanti e Moscelli dietro, io sto facendo l'esterno di centrocampo. E alla fine, vuoi o non vuoi, come esterno ti presenti un po' di meno volte a tu per tu col portiere in una situazione offensiva rispetto che fare l'attaccante. È stato semplicemente un adeguarsi alla situazione. Comunque, avendo le caratteristiche per poter fare anche l'esterno, sto facendo l'esterno, ma non è una questione di trovarsi o non trovarsi con il singolo giocatore, è una questione di modulo. Ancora domande per te, ancora domande sì, come per Sguera. Ha reagito lo spogliatoio alla cessione di La Dogana e a tutti questi nuovi acquisti? Attualmente che aria si respira? Forza Barletta. Era un po' la paura di tutti, prendo sì, spunto da quella che l'ha scritta sulla tua felpa. È stata la paura di tutti... per alcuni giorni, poi è passato tutto, perché quando entri in uno spogliatoio credo che l'unico obiettivo è andare la domenica e vincere. Poi quello che succede all'esterno può succedere all'esterno degli spogliatoi a Barletta, ad Andrea, come in qualsiasi altro posto. C'è piena sintonia, insomma. Sì, 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 si vive bene. Si Mister vive Pizzulli ha saputo ha gestire saputo anche coordinare bene, la cosa. Bene il tutto, sì. Il Gravina in svantaggio domenica contro l'ultima della classe Grottaglie. Peccato caro Vito, perché il Grottaglie per anni insomma è stata in Serie D, è stata una realtà che insomma ha fatto parlare di sé in questi anni. Torniamo invece in Serie D, se non ricordo male, esatto. Comunque 7 anni tribolati, ma sarà strano non vederla insomma tra Serie D ed Eccellenza. Tornando invece al Gravina, perché era lì che volevo arrivare, ha segnato l'Inter 1-0 per l'Inter di Mancini. Adesso scopriremo anche il marcatore, non me la vogliono far fare. Jovetic a posto, quindi Inter in vantaggio. Giuseppe Sguera, dicevamo, il Gravina è riuscito a rimontare, si può fare l'assalto alla vetta, ma ce lo chiedeva anche un amico da casa. Noi viviamo partita per partita, aspettando ovviamente... Guardiamo la classifica nel frattempo. Sì, ovviamente aspettando un passo falso del Gravina, però ora non è il nostro obiettivo, non è guardare il Gravina, sinceramente. Guardare e pensare partita per partita e consolidare la zona playoff. Ti aspettavi quel passo falso del Casarano a Leverano? Sinceramente no, però il campo di Leverano, un campo in terra, giusto se non sbaglio, un campo in terra, non sarà facile per nessuno andare un a giocare. Un campo infame, come ha detto il DS Rosetti. Ce ne sono diversi, tra Leverano, Novoli, non è facile andare, sono squadre che costruiscono, penso, i loro punti salvezza quasi tutti in casa. D'altronde ha sofferto quindi, la Gravina moltissimo sui campi di Salvezza. Noi abbiamo perso anche la prima a Novoli, su un campo di terra, non è facile, quindi ci può stare. Unite e ci siamo capiti nel loro destino, Altamura e Barletta sono le due squadre più in forma del momento, la classifica lo testimonia, anche l'Altamura ha avuto una bella risalita. Sì, se non sbaglio 6 vittorie consecutive. Esatto. 14 risultati utili. 14 consecutivi hanno ribaltato. Ecco il punto, Vito, su questo campionato che... è tra i tuoi preferiti. Senti, diciamo che la Premier League pugliese, Pepe Sguera in giù e in su stanno tutti tifando per due soluzioni: uno che il Gravina perda a Casarano, l'altra che il tifando naturalmente, e l'altro che la vinca la Coppa invece, quindi, e che la fase nazionale voglio dire un'altra cosa, che la fase nazionale complichi in qualche modo la vita al Gravina, si affatica. Io sostengo che invece è una spinta ulteriore, però qualcuno potrebbe dire, ma sai,
deve fare il turnover organico, per forza, sì, Di Maio, e quindi per il resto credo che i valori siano più o meno quelli. Molto equilibrato il torneo, è strano perché il Gravina ha perso molte partite ed è strano che abbia un vantaggio nonostante tutte queste sconfitte, è strano che abbia un vantaggio così cospicuo, così, così importante, però ci sono ancora, se non ricordo male, 39 punti a disposizione. Quindi, come andrà a finire, Vito? Quindi ti faccio prevedere il futuro. I pronostici assolutamente non fanno per me, posso pronosticare sulle mozzarelle, sui panzerotti, perché sono un... Le prossime due saranno decisive. Comunque è importantissimo... Sì, affronterà Casarano e Barletta. Certo, certo. Due sconfitte per il Gravina rimetterebbero... Sì, sì, sì. Direi che però è fondamentale, cioè la chiave in questo momento è proprio Casarano. Cioè se il Gravina supera Casarano, non si proietta al giovedì successivo, quando a Castellaneta c'è la finale con l'Hellas Taranto e quindi gioca da Gravina... direi che non ce n'è praticamente per nessuno, se anche dovesse solo pareggiare poi gli altri, però gli scontri diretti ci sono tutti, Barletta, c'è il derby con l'Altamura, le altre partite fanno un po' tutte paura perché poi il Gravina non è invincibile, però credo che il treno che ha preso è quello che porta dritto alla Serie D. È importante invece quello che ha detto Sguera, cioè che stiamo attenti al playoff e quindi è bene che le altre puntino molto ai playoff, perché sono anni ormai che le pugliesi superano, che una volta che è stata determinata la migliore seconda, e superano poi la fase dei playoff nazionali, perché siamo nettamente più forti rispetto agli altri. E credo che quest'anno sia ancora meglio, perché se non ricordo male c'è Basilicata e Calabria, con tutto il rispetto. Sì, Basilicata e Calabria, poi la seconda. Ricordiamo un attimino la regola dei playoff, perché sì, a maggio, fa sempre a fine bene maggio, una rinfrescata. Tra fine maggio, praticamente la regola è che le seconde quattro si affrontano incrociandosi a livello regionale. La squadra che vince i playoff, sono due partite secche. La squadra che vince i playoff passa a livello nazionale. A livello nazionale si qualificano in sette, che sono il frutto della scrematura di due fasi. La prima fase è sicuramente con la Basilicata, quindi andata e ritorno. La seconda, la squadra che vince tra la Pugliese e la Lucana, di solito non c'è partita, però ovviamente bisogna rispettare sempre l'avversario. La seconda fase è quella decisiva e quindi ci si scontra di nuovo andata e ritorno, chi vince viene promossa insieme ad altre sei in Serie come D. Sempre promossa a pieni voti, Vito. Una chiamata da casa. Pronto, buonasera. Pronto, ciao Francesco, sono Domenico Lapolle, il DS del Molfetta, ciao, come state? Ah, ben trovato direttore. Ciao, saluto in modo particolare Vito per il Gigallo. Gli altri ospiti non li conoscevo di persona. Li ha conosciuti stasera, direttore? Prego. Prego, prego. Sì, il a cosa dobbiamo il suo intervento? Sì, in pratica il vertice della classifica, a mio avviso, si può decidere già fra le prossime due giornate, perché se il Gravina dovesse perdere a Casarano, poi il Barletta può anche fermare il Gravina in casa, anche con un pareggio. Se il Casarano o le immediate inseguitrice fanno punteggio pieno nelle ultime due partite, tenendo conto che quasi sicuramente il Gravina vincerà la Coppa Italia, la finale con l'Hellas Taranto, poi il Gravina non ha come lo scorso anno la Virtus Francavilla, aveva due squadre, una che militava, che la impiegava per il campionato, e l'altra per la Coppa Italia. Quindi il Gravina potrebbe, fra virgolette, perdere un po' di benzina nella fase nazionale della Coppa Italia, andando in trasferte piuttosto lontane, eccetera. Quindi il primo posto, tutto si decide nelle prossime due giornate. Il Gravina non è detto che sia invincibile, che sia già in Serie D. Benissimo, benissimo direttore, naturalmente l'aspettiamo nei nostri studi per parlare anche di Molfetta. Grazie per il suo intervento telefonico, come sempre nostro fedelissimo telespettatore. A un barlettano doc chiedo un giudizio su questa stagione del Barletta. In estate si pensava al peggio, poi la squadra si è
iscritta al campionato d'eccellenza, c'è stato anche il passaggio alla nuova società, una società che poi si è andata a comporre di più volti. Come lo vedi il presente e il futuro? E lo chiedo a Savio Casardi. Sicuramente, se partiamo da dove eravamo partiti ad agosto, insomma, dove avevamo solo allenatore e poi non avevamo la squadra, quindi va dato merito al mister, a chi gli è stato vicino, insomma, alla società, al club biancorossi, di aver dato sicuramente una grossa mano a questa città e a tenere in vita una squadra importante come il Barletta. Poi gradatamente, insomma, grazie a loro, perché insomma hanno ottenuto i risultati sul campo, quindi qualcuno si è avvicinato anche da fuori, quindi insomma poi è arrivato il mercato, insomma la squadra si è migliorata e con l'andare del tempo insomma le cose stanno andando bene. Sicuramente insomma per loro giustamente non è facile, perché il Barletta farà 34 partite di campionato, 34 trasferte, e quindi insomma mi rendo conto insomma che non è facile per loro, però sicuramente anche per quanto riguarda tutti gli altri tifosi che ogni domenica non possono recarsi in quel di Canosa, perché insomma giocando alle 14:30 il periodo invernale, mi rendo conto insomma, perché se anche qualcuno volesse imbarcarsi in questa tra virgolette avventura, magari viene meno, però insomma la questione stadio è l'ampliamento del Lanzichiapoli non risolve il problema. No, sicuramente ci vorrà tempo tra gara d'appalto e altro. No, ma sicuramente io quei soldi non li investirei nel Manzichiappole, anche perché è una soluzione tampone e sarebbero, dal mio punto di vista, sprecati, dei soldi male. Buttati. Sì. Cioè, quei soldi bisognerebbe investirli nel Puttiglia. Sì, investirli nel Puttiglia. Poi magari cercare la soluzione tampone. Voglio ricordare che anche il Catanzaro qualche anno fa ebbe lo stesso problema del Barletta. Lo ovviò mettendo dei container, quindi i giocatori arrivavano, si cambiavano negli spogliatoi affinché poi l'amministrazione comunale insomma raccogliesse i fondi poi necessari. Sì, a Catanzaro tuttora sono nei container. Quindi insomma noi provata la testimonianza del loro ci sono stati. Infatti io qualche anno fa ci sono passato per via di qualche raduno per qualche squadra e mi appunto insomma mi dicevano che avevano ovviato a questo disagio mettendo appunto dei container. Ecco, questo potrebbe essere una soluzione. Perché faceva riferimento a questo Savio Casardi? Perché il problema di quelle strutture è che proprio là sotto andranno a realizzarsi i lavori riferiti ai servizi igienici e agli spogliatoi, al corpo spogliatoi. Ora SMS a raffica, sì, quindi sì, tranquillizzati, me ne vado, se vuoi me ne vado. No, puoi anche stare seduto qui accanto a me. Ora mi devo spolpare tutti gli ospiti in base alle domande che mi sono giunte da casa. Parto dal direttore generale della Fidelis. Dopo c'è la mozzarella da spolpare. È buono, allora mi preparo già. Perfetto. Questione sempre mercato. Un amico da casa ci suggerisce un'alternativa ai due esterni, Cortellini e Tartaglia, perché sudano molto, si stancano molto e magari durante il corso del match è giusto anche sostituirli per tenere alti il ritmo della partita. Ma questa domanda bisognerebbe rivolgerla a Luca D'Angelo. No, anche. Diciamo che ci sono in panchina ci sono elementi che possono tranquillamente entrare in qualsiasi momento della partita per sostituire sia Cortellini che Tartaglia. Quindi c'è Vitiglio, cioè voglio dire. Evidentemente il Paterni, settore giovanile Lazio è stato la correggente, sì, è un ragazzo molto importante, veloce, sì. Molto veloce Paterni, però evidentemente l'allenatore li vede bene, cioè non ritiene opportuno sostituirli anche durante la gara. Tartaglia ritengo sia attenzionato anche da club di categoria, ecco. Si stia facendo un campionato importante. Tartaglia è uno, sì, ma anche Cortellini. Poi sì. A Savio Casardi chiederemo un nome buono. La difficoltà dell'Andrea è anche trattenere i pezzi tra virgolette pregiati che sono nel mirino di squadre di Serie B. Ma in questo momento questa difficoltà non ce l'abbiamo. Perché avete confermato. In questo momento questa difficoltà non c'è, per cui. Un altro amico da casa ci chiede che cosa rischia l'Andrea per il Dirty Soccer. La questione del punto di penalizzazione legata alla Serie D dell'anno scorso. Con la Putuliana? Sì. Sì, allora, io ho letto gli atti e non ho riscontrato nessun riferimento ad alcun tesserato della Fidelis relativamente al campionato della stagione scorsa. Quindi il PM ha chiesto un punto di penalizzazione per responsabilità presunta che d'ufficio viene data all'altra squadra.
Ora i nostri legali, il nostro studio legale sta vedendo un attimo come procederà la situazione. Mi pare che è una situazione che veda, cioè, identicamente coinvolta il Monopoli e altre 4-5 squadre. Sì. Quindi vediamo un attimo cosa succede. Io mi auguro, insomma, che tutto si risolva per il meglio. Per Giuseppe Sguera, il tuo futuro resterà sempre Barletta? Il mio sogno da quando ho indossato la prima volta la maglia. Esperienza sin qui positiva. Sì, sì. Poi ancora, vorrei porgere i miei saluti e i migliori auguri alla Victrix Trinitapoli, all'allenatore Carlo Ronzulli, il presidente Rocco Molinaro e tutto lo staff Victrix. Ho avuto la fortuna di conoscere l'intero staff e di guardare da vicino e respirare il loro progetto. Sono persone uniche e di valore, un tifoso di casa massima addirittura, che evidentemente vi segue da vicino. Grazie. Poi ancora, per Vito Prigigallo, un amico di Biceglie ci chiede... che cosa può fare ancora il Biceglie in questo campionato, secondo te? Se ne guardiamo dopo magari la classifica. Parliamo dell'Unione Calcio. No, Serie D, Calcio Biceglie, dopo la rivoluzione che c'è stata nella squadra. Parlavi di pochi under, il Biceglie ne ha abbastanza. Va in controtendenza. Ma lì per forza di cose, Io ho sentito parlare molto, a parte che ho una stima assolutamente, avendo, come si dice, purtroppo, avendo un po' di anni, una stima enorme, avendolo visto crescere, come dicono quelli che vedono crescere le persone, Claudio De Luca, e quindi ritengo che i margini di crescita siano assolutamente buoni. La società si è dimostrata abbastanza solida, può anche lì trovare il momento di svolta. Io speravo che l'altro Biceglie facesse una sorta di confluenza, perché sì, Biceglie è una bella città, una tradizione calcistica, una bella piazza, due dal punto di vista del fotball, però Serie D, bravo, forse è eccessivo. Forse è un po' eccessivo. I Pedone Brothers hanno le idee molto chiare, portano avanti il loro progetto, che è assolutamente rispettabile, quindi possono navigare su due piani, però ecco, insieme forse farebbero delle grosse cose. Anche perché ci sono trascorsi dei fratelli Pedone nella prima squadra di calcio. Provengono di là, credo. Altre domande per il direttore Roselli. Questione Fari e questione Distinti. Ci sono novità o, come ci dicono gli amici, ancora 0-0 palla al centro? Torniamo sugli impianti. Stiamo insistendo con il Comune per entrambe le situazioni. Diciamo che per quanto riguarda l'impianto di illuminazione sono in itinere delle verifiche, e quindi sapremo, mi auguro a breve, quali sono i problemi e quali sono le soluzioni, quali possono essere le soluzioni. Noi in società speriamo che si trovino le soluzioni nel minor tempo possibile, perché in effetti siamo come società e i tifosi penalizzati, diciamo, dalla impossibilità di poter giocare la sera. Per quanto riguarda i distinti, noi abbiamo avuto un incontro col sindaco fine dell'anno precedente, quindi prima di Natale, il sindaco ci ha garantito che per l'inizio del prossimo campionato il problema dei distinti verrà risolto. Un altro amico ci chiede, qua ho bisogno anche io di capire, se la partita con la Paganese verrà spostata la domenica, visto che si gioca di lunedì e poi ci sono pochi giorni per recuperare. Alex, io di questo non sono nulla a conoscenza. No, di questo non sono nemmeno a conoscenza, nemmeno io. Al momento non c'è nulla, Andiamo avanti. Sì, ancora, chiudo la parentesi Andri e poi mi sposto ancora sul Barletta. I biglietti messi a disposizione per Matera sono 800, ci chiedono da casa, con il presidente del Matera che ci sta forse marciando un po', visto che ha messo i biglietti a 19,50 euro. E che cosa? La Serie A, aggiunge allora, l'amico, diciamo, da casa. Diciamo che è noto insomma l'atteggiamento del presidente del Matera, che è unico, credo, nel suo genere tra Serie A, Serie B e Serie C. Parliamo di Columella. Sì. Anche fino alla seconda categoria. Puoi stare certo. Allora, niente, io ho scoperto, essendo nuovo, diciamo, nel mondo calcio, il calcio fino a 6 mesi fa lo vedevo da fuori, l'ho sempre visto da fuori, che c'è questo vige, questo concetto di reciprocità tra le squadre, no? Praticamente si pratica lo stesso prezzo per le squadre ospiti,
cioè sia l'andata che al ritorno. Fa eccezione solo il Matera. E in effetti 18 euro è più 19,50 euro, più 1,50 euro di prevendita, ovviamente. Ok. È un prezzo piuttosto alto, però lì il padrone di casa è il presidente del Matera, la società del Matera, per cui andiamo avanti. Tra l'altro la partita penso che sarà teletrasmessa su Eurosport. Sì, il posticipo di lunedì, di lunedì sera. Ok, devo trovare quello su Barletta, nel frattempo puoi fare qualche altra domanda perché l'ho perso. È vero che gli sta andando bene al presidente del Matera perché vengono da 5 vittorie consecutive. 2-0 l'Inter. 2-0 per l'Inter. 2-0 per l'Inter. Siamo al 91esimo e penso c'è il raddoppio. Gli Aic. Ok. Dei nerazzurri. Litigando Sarri e Mancini. No, c'è questo anche teatrino tra Sarri e Mancini che adesso scopriremo grazie alle immagini che stiamo seguendo in diretta. Vito Prigigallo, parlavamo dei 1000 posti del Manzichiapoli da Barletta, una forzatura per il campionato d'eccellenza e soprattutto per la Serie D. Sarebbe difficile partecipare alla Serie D? Serie D non lo so, se perché non conosco lo stadio come è stato ristrutturato. Io lo utilizzerei come stadio per far giocare la squadra in eccellenza a prescindere dal numero dei posti, perché Sguera ha detto delle cose esattissime e anche piuttosto belle, cioè il calciatore ha bisogno di respirare l'aria del suo stadio, non per niente si dice giocare in casa, è un modo di dire per cui io farei di tutto per attivare il problema, caro Vito, è so che tu sei anche esperto di pubblica amministrazione perché ci lavori, che siamo ancora alla progettazione preliminare, quindi abbastanza difficilmente sarà pronto per la stagione in corso. Il tappeto, insomma, che mi sembra abbastanza usurato, e quindi Peppe no a Barletta anche. A Barletta è oro, a Canosa è solo è così, questo è Canosa. Ah, è verde, okay. Basta. È un po' come il tappeto poi, verde che c'è. Perché poi il Manzichiapoli, scusami Vito, era nato per il settore giovanile. La settimana scorsa... Adesso cambia vocazione. 15 giorni fa ci è venuto pure il Catania ad allenarsi, quindi insomma, tra le altre cose... Ha cambiato vocazione, vorrebbe dire Savio Casardi. Abbiamo recuperato l'SMS di Barletta? No, sul Trinitapoli, ho trovato questo subito, così almeno lo leggo. Presidente Molinaro, svestendo i panni di presidente e indossando quelli da tifoso, quali sono i punti o le aree di miglioramento di questa squadra, pensando anche al futuro della Victrix? Ciao, un tuo giocatore... che non si firma, però evidentemente vuole creare questa suspense. Sì, è bella come domanda, anzi. È appassionante. È appassionante perché diciamo si rifà un po' a quello che è lo spirito che è fondante di questa società, che non è uno spirito di ruoli, bensì di passione, di entusiasmo. E io mi ritengo, diciamo, un tifoso presidente, con delle un tifoso con delle responsabilità un po' al di là della media. Come tifoso io sono innamorato, diciamo, di questa squadra. Lei è qualche altro socio, perché so che siete... Certo, è un gruppo, siamo in sei, è un altro, diciamo, un altro dirigente importante di questa società, è qui con noi, ci ha fatto l'onore, diciamo, di accompagnarci e di essere con noi in questa trasmissione. Come tifoso, dicevo, io sono innamorato della squadra. Nel mondo del calcio, chi mi ha preceduto, chi ha più esperienza di me, perché io vengo da un altro settore, diciamo, della vita, che è lontano, diciamo, dal mondo del calcio. Però vi posso dire che come tifoso, ripeto, ho preso a cuore questo progetto, questa iniziativa, cercando di trasferire nel mondo del calcio quella che è lo stile di vita che io conduco, cioè il modo che ho di concepire la vita, i rapporti con il prossimo, con gli Ma altri. Ma il futuro qual è? Il futuro... Se vincete il campionato di seconda categoria si va in prima... E soprattutto so che il vostro progetto è teso ad andare oltre il territorio di Trinitapoli. Diamo quest'altra chicca agli amici a casa. L'anno scorso abbiamo cercato, diciamo, di fare il salto di categoria, però non lo potevamo realizzare perché eravamo giovani, non avevamo i 2 anni di anzianità e di iscrizione alla FIGC. Quest'anno abbiamo i 2 anni di iscrizione alla FIGC e contiamo, speriamo, diciamo, di fare il salto, diciamo, di categoria.
e passare invece che in prima in promozione. Portare Benissimo. La promozione a Trinitapoli, che manca dal 1983, significa 33 anni, quindi sarebbe una bella, un bel riscatto, un bel valore aggiunto a un territorio che merita questa categoria. Ma è vera questa storia della squadra della Valle dell'Ofanto, Trinitapoli, Margherita, San Ferdinando? È possibile una cosa del genere? Sì, lavorando? Sì, io sto lavorando per una squadra che deve valorizzare il territorio, quindi una squadra che deve rappresentare il territorio. Non a caso la squadra, i 25 ragazzi che fanno parte della Rosa, sono 11 di Trinitapoli e il resto sono ragazzi di Margherita, San Ferdinando e Barletta. Insomma, dalla Salina i Cavalieri di Malta sino a giungere al Carciofo di San Ferdinando, Vito. Puoi costruire un documentario dei tuoi, un bel dossier dei tuoi sulla cosa. Non credo molto nella squadra comprensorio. Ci hanno provato spesso noi Cattaro, Mola, Conversano, ci hanno provato Alberobello e Noci, ci stanno provando ora. A proposito di campi sportivi, Putignano, Alberobello e Castellana hanno una squadra che si chiama Trulli e Grotte, un'altra cosa bellissima, no, di cui parlavamo prima. Non ci avevano un campo sportivo. Tre squadre, non facevano un campo sportivo, okay, giocavano a Polignano. Per fortuna hanno aggiustato gli spogliatoi dell'Azzurri d'Italia, per cui ora stanno giocando lì. No, io sono per il calcio campanile, per cui credo che si possano mettere insieme tre forze e fare a Margherita di Savoia il settore giovanile, a San Ferdinando un altro, curare un altro aspetto, e a Trinitapoli avere la centrale, diciamo, e quindi così suddividersi. Vabbè, però il campanile è fondamentale, perché lo sfottò e tutto il derby, la stracittadina, sono cose belle, sono il sale e il pepe del calcio. Rapidissimamente, prossimo sì, la domanda, turno. Infatti la domanda era su Otranto, praticamente diventa l'occasione per il rilancio, quindi campionato d'eccellenza, prossimo turno, regia, passaggio decisivo, insomma. Perché affrontiamo una squadra che anche se in forma, dimostrano i risultati, 9 acquisti, il mercato che hanno fatto a dicembre, quindi è un buon test che abbiamo in casa. Là abbiamo vinto 2-1 al 90esimo, però sì, è l'occasione giusta per consolidare i playoff e chiudere, diciamo, non chiudere, almeno creare una linea netta tra quelle squadre che sono nei playoff e il resto delle squadre. Lega Pro? Sì, Lega Pro, la trasferta di Matera. Si diceva prima, si affronta il Matera forse nel momento più bello della stagione, perché arriva da una serie di risultati importanti, una squadra che si è riportata, diciamolo pure, nella zona forse che più le compete, perché l'organico è uno di quelli importanti della categoria. Ma come tutte le altre partite, non temiamo nemmeno questa partita. Andremo a fare la nostra partita, come dice Luca D'Angelo, senza nessun timore riverenziale. Cercheremo di impostare il nostro gioco come tutte le trasferte che abbiamo fatto fino ad oggi. Per cui partita sicuramente dura, rispetto per l'avversario, ma noi faremo la nostra partita come sempre. Prossimo turno del campionato di Serie D lo analizziamo con Vito Prigigallo. Vito. C'è Vicenza Serpentara. Credo che la partita più importante, giustamente dice Savio, la partita più importante assolutamente è quella tra Virtus Francavilla Taranto, insomma, ed è un altro snodo fondamentale, direi più che per il Francavilla, sicuramente per il Taranto. Una sconfitta al Giovanni Paolo II sarebbe irrimediabile, irreparabile, qualsiasi altro, cioè gli altri due risultati ovviamente terrebbero un po' a galla il Taranto, anche perché non bisogna mai dimenticare che nel gioco dei playoff c'è l'overdose di distacco, quindi bisogna sempre tenere presente la squadra che, se uno sta quinto, la squadra che sta al secondo posto, questo vale un po' per tutti. Però quest'anno è cambiato, Vito. Sì, è cambiato, mi pare. Quest'anno finisce solo, non c'è la fase nazionale. Quest'anno un sono grosso, cambiate anche perché un grosso problema. Vabbè, ogni anno è bellissimo, cambiano sempre. No, perché in Serie D si possono inventarsi, essendo trasversale, diciamo. Perché prima c'era il discorso del ripescaggio, poi si è capito che non serve a niente, perché per andare in Lega Pro devi avere i soldi. Ci vogliono 500.000 euro. Sì, ecco, si fermano solo, diciamo, alla fase regionale e basta. 400.000 per la lì finiscono poi, insomma. Ah, perfetto.
anche se insomma il Niveletto Gravina, presidente della Lega Pro, ha detto che ci sarà l'anno prossimo l'allargamento a 60 squadre, sì. Quindi ci saranno 6 squadre in quindi più. Probabilmente ci saranno molte più possibilità. Però ha aperto anche alle seconde squadre, quindi adesso bisogna vedere come si muove. Le seconde squadre di Serie A. Sì, le seconde squadre di Serie A. Parliamo del presidente della Lega Pro, Gravina, sì, sì, non del Gravina capolista. Parliamo del presidente, insomma. Che insomma il successore di Macalli, tanto per intenderci. Sì. Sì. Però aprire le seconde squadre di Serie A, insomma, è una bellissima cosa. Se abbiamo finito, vorrei invitare Rosella a non dimenticare di mettersi nel portafoglio 19,50, perché sennò domenica sarà un problema. Non si entra a Matera. Abbiamo le mozzarelle che ci attendono. Presidente, quando invitiamo Vito Prigigallo, che è un po' il massimo esponente del giornalismo del calcio dilettantistico. Certo, per noi sarebbe un onore in qualsiasi, in qualsiasi occasione. La trasferta è lunga, è più lunga, è più lunga di Barretta, Vito. A Margherita di Savoia sono di casa, da Salvatore Riontino, quindi l'importante è che prima o dopo andiamo da Salvatore Riontino. Benissimo, e abbiamo organizzato non, anche... Non vi dico chi è, perché sennò... Lo salutiamo. È l'importante ristoratore. Abbiamo organizzato anche questa bella anche perché ci siamo ritrovati in qualche occasione insieme. E in quella occasione non si mangiavano solo mozzarella. No, anzi. Allora, grazie davvero di cuore. Grazie a Vito Prigigallo. Grazie a voi. Grazie al direttore generale della Fiera, Salvo Roselli. Grazie a Savio Casardi, grazie. Osservatore del Sassuolo. Qualche nome ce lo vuoi dire? Qualche nome no, però insomma, attenzione Rei, la Fidelis Sandria, che ha qualche giocatore importante. Te li porti tutti a Sassuolo, naturalmente, quelli buoni. Un nome importante. Grazie, grazie anche all'attaccante del Barletta, Giuseppe Sguera. E in bocca al lupo. Forza Barletta. Grazie, in bocca al lupo al presidente della Victrix. Grazie, grazie anche a voi. Finalmente riesco a dirlo bene, Victrix. Bene. Ci è voluto un anno, allora, imparato. Abbiamo davvero sforato questa sera. Noi ci vediamo martedì prossimo, ancora qui dagli studi di Amica Rove TV, per un'altra puntata di Gol su Gol. Al terzo posto del podio ci va il Monopoli, che ha ottenuto un importante pareggio al Massimino contro il Catania. Punto fondamentale ai fini della permanenza tra i pro per il club biancoverde. La medaglia d'argento questa settimana va alla Fidelis Andria. Il sodalizio federiciano è riuscito a bloccare al degli Ulivi il Lecce, rischiando anche di vincere. Se invece di colpire la traversa Grandolfo avesse segnato, infatti, probabilmente la squadra di D'Angelo avrebbe conquistato i 3 punti. Al primo posto ci va il Gravina. Il club, guidato da Gennaro Di Maio, infatti, ha vinto in rimonta sul Grottaglie. Con questi 3 punti, la squadra consolida il primato nel campionato di eccellenza pugliese.